No, allora, la Vale a un certo punto ha chiamato il ristorante dove hanno pranzato in piazzetta Portofino le Kardashian. Sì. Niente, ci hanno riappeso. Subito. Poi dopo è venuto fuori il discorso del processo di Johnny Depp contro la sua ex moglie. Sì. È venuto fuori di questa avvocatessa che lo assiste in questo processo. Camilla bella Vasquez. Una bellissima donna, poi agguerrita, insomma molto... E abbiamo detto chiamiamo anche lei. Perché diciamo nel processo più mediatico del momento tutto viene notato e si è visto uno scambio tra di loro. Sì, questo la Vale non glielo può dire. No, no, si è visto uno scambio tra di loro, diciamo, al di là del professionale, sì. Cosa che può succedere quando ci sono cause così importanti. E poi TMZ lei ha già chiesto, gli hanno chiesto, ma è vero quello che si dice di lei e Johnny Depp? Lei ha riso. Ha sorriso. No, ha proprio fatto. E comunque. Adesso la Vale chiama l'ufficio perché la Mary J ha trovato il numero. Bella Camilla. Sono le 9 del mattino. Sì. Quindi hello. Non chiedergli what time is it. No, hello. What a pleasure. Good morning. What a pleasure. I'm Valentina Ricci from Radio DJ. Italy e basta. Poi se ti chiedono qualcosa dici you are very beautiful. You are very beautiful. E poi mettiamo giù noi. Vediamo cosa succede. O canti Fate, insomma, se vuoi. You gotta be see to be nice. No, vabbè, sì, canti Fate è stupendo. Okay. Cantagli Fate, sei un genio di Okay. Certo. Proviamo, perché sono le 9 di mattina, l'ufficio sarà aperto. Ok. Good morning. Non credo risponda lei direttamente. No, però. Tu chi risponde, vai dritta. Io, Camilla Vasquez? No. Ah. Sì? Sì. Se. E se ti dice di no, poi non sai più continuare. No. Perché credo che sia come me. Dai. Vale, tranquilla. Morning, what a pleasure. Esatto. I'm Valentina Ricci from Radio DJ. You are very beautiful. E canto. Sì. Ok. Io ti prego. Abbiamo due numeri. Vasquez, Camille. Is not available. Record your message at the tone. When you are finished, hang up or press pound for more options. Vai. Cosa faccio, canto? No, hello, good morning, what a pleasure, Camilla Vasquez, you are very beautiful. You gotta visit to be nice, this is for you. Get up at the chobare, I know you everybody. You gotta gas a gun too. I'm Valentina from Radio DJ. One nation, one station. Ciao, Camilla. Basta. E chiudi. Chiamiamo l'altro numero. Dai. Ormai questo almeno un messaggio ce l'ha. È sciolta. Ok. E fa l'avvocato, ragazzi, speriamo. Oh, va, era un omaggio. È un omaggio. Cosa abbiamo fatto? Ho un piacere ospite. Vediamo un attimo. Ha detto Camilla is not available. Sì, è perché se l'ufficio ha da fare questi giorni. Poi. Non suona. E allora buona la prima. Sarà il fax. Dai, allora un altro gossip. Via. Allora, Kate Moss. Chiamiamo tutti quelli di cui parliamo. Abbiamo parlato prima di Kate Moss. E uscirà ormai. Allora, cerca il numero di Kate Moss. London. Uscirà, secondo me, ormai tra un anno e mezzo. Fai due proprio per star tranquilli. Un film che racconta la sua storia di amicizia con il pittore inglese Lucian Freud. Come? Non so se ricordate, lui è un pittore incredibile, pazzesco, che non aveva mai ritratto nessun personaggio famoso. A un certo punto lei durante un'intervista dice: io vorrei tantissimo posare per lui. Pittore lui tetro, un po'. È un po' tetro. Posare per lui. Lui, che non aveva mai ritratto nessun personaggio famoso, l'ha contattata e ha realizzato un quadro poi venduto per la cifra record di 5 milioni di dollari, per il quale lei ha dovuto posare per 9 mesi, dalle 19 alle 2 del mattino, 7 giorni su 7, nuda perché l'ha ritratta nuda. Racconteranno la storia di questo periodo in cui appunto loro due si sono incontrati e lei ha posato per lui. Il film lo produce lei, ma lo dirige un premio Oscar, James Lucas. Rihanna, quindi non la chiamiamo. Rihanna è diventata mamma, abbiamo saputo. Avrà da fare, dai, non la puoi da fare. Dovrebbe essere nato il non bambino. Non cercarla, Rihanna. No.
Dovrebbe essere nato il bambino il 13 maggio a Los Angeles. Il 13 maggio? Cosa? No, niente, la festa della Madonna di Fatima, così. Da quelle date così. E, come si chiama? Non l'hanno ancora detto, ma lei e lui, ASAP Rocky non hanno ancora ufficializzato la nascita. Cioè non hanno detto raga è nato, pesa 3,5 kg, la mamma sta bene, si chiama, non l'hanno fatta quella roba lì. E siamo in attesa. Si fa qua, tra l'altro si fa poco anche qui. No, si fa, dai, il messaggio in WhatsApp ti arriva. Veramente? Beh sì. E il bambino, vabbè questi sono i conti della serva, comunque il bambino è già il bambino più ricco dello show business. Vabbè, no, non facciamo i conti. No, basta, già abbiamo fatto i conti prima, sono rimasto 3.000 euro, non so più di cosa. Ce n'erano 150.000. 32.000, 0,50, 22.000, 3.000, 150.000 di Isabella, un'ascoltatrice. Sì. Conti sul matrimonio delle Kardashian, ma non si sa in base a cosa. È nata anche la figlia, la seconda figlia di Ed Sheeran e Cherish Seaborn. No, vale, però questa notizia non ci interessa. Guarda la distrazione di Pina. Beh, vabbè. Non, perché non quei nomi, non so chi sono. No, Ed Sheeran. Ah, vuoi chiamare Ed Sheeran? Ed Sheeran, secondo me è lui capace che. Al numero Como, dove vive lui? No, vive in Inghilterra. No, ma lui non vive in Val d'Orcia. A Como? Ed Sheeran. A Como o in Val d'Orcia? No, perché mi confondo con quello dei Simple Red. Perché è rosso pure lui. No, ma lui sta a Gallarate. Quello di Simple Red, chiamiamo lui sul lago di Gallarate. Allora un attimo controllo dove vive Diego, tu sei più veloce, dai. Dove vive Ed Sheeran? Dove vive in Italia Ed Sheeran? Chiamiamo il comune. Aspetta che Mary J ti sta chiamando in Umbria. Hai visto? Sul lago Trasimeno. Allora chi chiamiamo? Prova a vedere se trovi il numero del lago Trasimeno. Basta. Non sappiamo il nome neanche della figlia di Ed Sheeran. Sappiamo, ragazzi, il nome della non prima. Non sappiamo niente. Come si chiama? Vabbè, perché la prima si chiama, che ne avevamo anche. Ma non ci interessava parlato, già neanche della prima, perché dobbiamo ridirlo? Non ce no, ne frega. Perché era bello il nome. Lira Antartica. Scritto come? Io non me lo ricordo. Lira con la Y, Lyra. Antartica. Aspetta che c'è la figlia della Kardashian. Alabama è figlia di Travis. È figlia di Travis. Vedi che non segui. Alabama, basta con quelle noccioline. Dai che vi dico tra poco dei nomi di Puff Daddy, che ha scelto quello definitivo. Tuo? Vi ho mai detto cosa penso di Puff Daddy? Sì, ma dopo ve lo ridico. Dai, chiama Puff Daddy che devo dire un paio di robe.